Sarà dunque rito ordinario per Antonio De Vico. L'ex sindaco di Farindola dal 1995 al 2004 e poi dal 2009 al 2014 è l'unico dei 30 imputati a scegliere questa via da cui non potrà tornare indietro, dato che nella stessa udienza il GUP Gianluca Sarandrea ha disposto lo stralcio della sua posizione. Gli altri nelle scorse sedute avevano già scelto il rito abbreviato. Per De Vico, che il PM Andrea Papalia ha descritto come lo storico responsabile del comune di Farindola per quanto riguarda il settore delle normative edilizie, è dunque a conoscenza dei pericoli della zona. Il suo rinvio a giudizio sarà deciso il 28 gennaio 2022. Io sono convinta, anche a prescindere dall'esito della perizia, comunque per me è importante perché ristabilirà, sono certa che ristabilirà la verità e quindi l'attenzione che sin dall'inizio andava data alla gestione della fase dell'emergenza e non al passato. Però anche senza la perizia sono certa di poter impostare una ottima difesa in diritto in questa fase per un non luogo a procedere nel quale credo ancora, per l'ottimo giudice che abbiamo la fortuna di avere, che ha preso in carico un lavoro veramente enorme ed estremamente complesso. Siete fiduciosi? Non smetto mai di crederci, lavorerò per questo. Vanno rispettate le vittime, i parenti delle vittime, soprattutto i lavoratori. Mio fratello è un farindolese, anch'io sono farindolese e quindi cercheremo anche di restituire dignità a Farindola, che non ha prodotto morte, è stata una catastrofe. Lo stesso GUP ha inoltre formalizzato gli incarichi ai 3 periti individuati per formulare una perizia terza, dopo che quelle presentate da accusa e difesa erano arrivate a conclusioni opposte sulle cause della tragedia. I 3 ingegneri del Politecnico di Milano sono chiamati a verificare le possibili cause di innesco della valanga, l'entità della stessa e se altri eventi naturali come lo sciame sismico che insisteva in quei giorni nell'area possono aver assunto carattere rilevante. Inoltre bisognerà capire se più spazzaneve e turbine utilizzati, anche quelli rotti e quelli in dotazione ad altre province, in simultanea potevano garantire la percorribilità della provinciale 8 dal Bivio Miri a Rigopiano. Su questo l'avvocato Manieri ha poi suggerito al GUP di valutare il possibile utilizzo degli elicotteri militari. I periti inizieranno a lavorare già giovedì 14 ottobre presso il Politecnico di Milano per un periodo di tempo di 90 giorni salvo complicazioni. Anche in questo caso si tornerà in aula il 28 gennaio 2022 alle ore 9:30.